Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Stavo dimenticando di fare. Ecco che arriva. Vai, mettiamola qua, mettiamola qua, mettiamola qua, mettiamola qua. Sembrava troppo bello per essere vero, però purtroppo la vita è una ruota che gira. Andiamo avanti, mescoliamo le nostre carte e vediamo che cosa sta succedendo. Che cosa sta succedendo nella nostra vita in generale. Cominciamo in generale e quindi energie che possiamo canalizzare in amore o nel lavoro o nella vita familiare o nei progetti di qualunque tipo, insomma lo saprete voi man mano che leggerò, mentre nella seconda parte della nostra stesa parleremo di amore o relazioni in generale. Ed ecco qui le nostre tre carte di oggi. Vabbè, pensavo peggio. Ah, ne sono uscite quattro perché la mia mano ne ha prese due e le teniamo. Prendiamo intanto questa carta qui, ne prendiamo un'altra, sì, poi prendiamo una carta di queste, sì, e poi prendiamo una carta dell'oracolo, yes. E iniziamo con queste carte. Allora, intanto vi dico perché ho fatto la prima cosa che vi voglio dire è che c'è qualcuno di negativo, qualcuno di negativo, qualcuno di negativo. Ma dico io, ma perché tutta questa negatività? Ma perché? Ma non sapete, non sappiamo, no? Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità perché siamo noi che creiamo il nostro universo. E dobbiamo comprendere che se creiamo in qualche modo negatività, poi questa negatività si materializza. Quindi, quando dico creare negatività, intendo anche per esempio avere paura di qualcosa. Intendo avere magari dei traumi non elaborati che a livello subconscio creano cose, oppure intendo provare emozioni come invidia, gelosia per qualcuno che purtroppo sono incontrollabili, cioè lo so, siamo umani, non è che possiamo dirci no, spegniamo l'interruttore dell'invidia e della gelosia con quella persona che ha la vita perfetta o che sembra abbia la vita perfetta. Noi non siamo così bravi a controllare le emozioni, non possiamo spegnere e accendere gli interruttori. Quindi è inevitabile che a livello subconscio creiamo in qualche modo cose che appaiono negative, ma perché in realtà vogliono rifletterci qualcosa, in realtà vogliono farci da specchio. Perché io dico sempre, non criticate gli altri, guardate voi stessi, non parlate male degli altri, parlate di voi stessi, lavorate su voi stessi. Perché quando voi dite quella persona è brutta e cattiva, voi in realtà state proiettando in quella persona una parte di voi, una parte di voi che o avete e manifestate, oppure avete ma reprimete e non manifestate fuori. Quindi, concetti da videocorso, ovviamente, se siete interessati a questa roba psicologia karmica ed energetica, ma capiamoci, quando qualcuno fuori di noi ci appare brutto e cattivo, quel qualcuno sta riflettendo qualcosa che abbiamo dentro, o qualcosa che siamo consapevoli di avere, o qualcosa che, siccome non ci piace del mondo fuori, noi la reprimiamo in noi, facendo in modo di essere persone che si comportano in maniera totalmente opposta a quel qualcosa che però c'è. E qui chiudo e andiamo avanti. Contrarietà, ostacoli, si supera con difficoltà. Ah, vabbè, ma è una cavolata, dai, pensavo peggio. Va bene, sono stupidaggini, appunto, sono quegli specchietti per le allodole che ogni tanto l'universo ci mette davanti così, ci fa passare davanti, come a dire, devi lavorare su quello, devi concentrarti su quello, devi evolvere, devi migliorare, devi fare. Ecco, è un invito a guardarti dentro e a risolvere con te stessa. Però sicuramente non è una grande cosa, non ci turba più di tanto, ecco, non ci turberà più di tanto, sarà un piccolo fastidio che risolveremo senza troppi cavoli e mazzi. Ah, partenza e concessione. Ok, stiamo per partire. Forse abbiamo delle preoccupazioni, forse abbiamo delle preoccupazioni, abbiamo delle paure, perché stiamo per partire in qualcosa, stiamo per cominciare qualcosa. Può trattarsi per qualcuno di noi di una partenza fisica, quindi di un movimento fisico vero e proprio verso un altro luogo, oppure può parlare, queste carte possono parlare di un viaggio interiore, una partenza metaforica. Un andare verso qualcosa di nuovo, un andare verso una nuova fase della nostra vita, della nostra crescita, della nostra esistenza. Ecco, in questo sembra che dobbiamo fare qualche concessione. O a noi stessi ci dobbiamo concedere qualcosa che magari avremmo preferito
non fare, non avere, non dire, ci dobbiamo concedere qualcosa oppure dobbiamo concedere qualcosa a qualcun altro fuori di noi. Questo ovviamente lo capirete voi in base alla vostra situazione specifica. Ma le altre carte che sono uscite sono state in questa sequenza. La carta del giudizio, il 5 di bastoni, il 3 di bastoni e il 4 di bastoni. Cioè, avete visto, ragazzi, quanti bastoni abbiamo? Qui si tratta di azione, 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 con il giudizio, qualcosa che ritorna a farsi vivo nella nostra mente. Cioè, noi decidiamo di fare qualcosa e non è una roba nuova, è un qualcosa che già aveva fatto parte di noi in passato. Magari qualcosa che già ha fatto parte della nostra vita, delle nostre idee, dei nostri desideri o delle nostre azioni passate. Insomma, c'è qualcosa che ritorna a vivere, che ritorna alla vita, qualcosa che sembrava messo di lato, finito. Invece no, non è finito. È una parte di noi che vuole uscire di nuovo, allo scoperto. Glielo vogliamo permettere? 5 di bastoni. Non siamo sicurissimi, sicurissimi al 100%, però in realtà sì, nel senso. Quello che decidiamo alla fine di fare è stare a guardare. Allora, se io non sono sicuro di fare una cosa, la scelta migliore che posso fare è fermarmi. Fermarmi, riflettere, guardare ciò che accade e ascoltarmi e nel frattempo prepararmi a reagire agli input che l'universo può mandarmi da fuori. Input in forma di segnali, in forma di situazioni. Dunque, ecco che rimaniamo fermi, ma rimaniamo fermi però con un occhio buttato verso l'orizzonte. Ora, per qualcuno quello che sta accadendo è che riceveremo una chiamata, un messaggio, una telefonata, un'email. Ecco, qualcuno di noi riceverà qualcosa o manderà qualcosa, quindi farà una telefonata, manderà un'email, un messaggio, eccetera, eccetera. O anche un like sotto un post può rappresentare a volte questo lanciarsi in qualcosa. Ma se riceveremo qualcosa, non risponderemo subito, proprio perché l'energia piuttosto per noi è quella di fermarci un attimino a riflettere e a vedere cosa accade. Perché non sarà un qualcosa di immediato, sarà un qualcosa che prenderà tempo, che avrà bisogno di tempo. O meglio, noi abbiamo bisogno di tempo per capire, per riflettere e per vedere o per decidere. Tra l'altro, per qualcuno, ma solo per qualcuno, potrebbe arrivare da lontano una persona. Potrebbe esserci proprio una persona che viaggia, una persona con una forte energia maschile che viaggia verso di noi o che chiede a noi di viaggiare, di spostarci verso di lei. Insomma, c'è uno spostamento comunque di qualcuno. E la cosa più semplice qual è? Oh Silvia, ciao, come va? Come stai? Sto venendo a Malta a trovarti. Per dire, per fare un esempio proprio pratico. Ma adesso passiamo al nostro sacro maschile e al nostro sacro femminile, mentre se volete parlarmi in privato, se volete discutere su qualcosa di vostro, se volete chiarirvi le idee su un aspetto o una fase della vostra vita e siete un po' impallati e avete bisogno di un paio di consigli, di un paio di dritte delle carte o di un coach, potete prenotare una sessione privata dal sito o contattarmi tramite email e tramite WhatsApp. E adesso andiamo a vedere che cosa accade al maschile e al femminile. 1, 2, 3 e prendiamo anche una di queste. Maschile. Ok, bene, wow, il maschile è tanta roba, eh? Maschile è tanta roba perché sono su quattro carte tre arcani maggiori che tra l'altro proprio mettono in riga, metterebbero in riga chiunque. Qui c'è un maschile che si sta mettendo in riga da solo. Si sta proprio mettendo in riga da solo. Guardate qua che carte, un papa, un re di spade, la giustizia e questa carta qui è la temperanza. Quindi qua abbiamo a che fare con un maschile, che non vuol dire uomo, non vuol dire donna, sono solo energie che ciascuno di noi può canalizzare nell'ambito della relazione con l'altro, che sia una relazione romantica o che sia una relazione di altro tipo, lo saprete voi. Però qui è arrivato il momento di essere corretti e di pensare in modo equilibrato e corretto, riflettendo proprio anche sulle conseguenze a lungo termine, non solo sulle cose più immediate.
c'è un maschile molto riflessivo, che usa proprio la sua intelligenza ai livelli più alti, che sta proprio stancando il cervello perché sta pensando veramente tanto, perché sceglie la correttezza al 100%, la coerenza al 100%. È un maschile che sa che le sue azioni avranno delle conseguenze. E forse sta già in questo momento vivendo le conseguenze delle sue azioni passate e quindi è per questo che riflette molto bene su come agire nel presente. Ma è anche un maschile che ha pazienza, sa che certe cose hanno bisogno di tempo e sa anche che quando si arriva al momento della comunicazione bisogna sapere comunicare nel modo giusto e che forse questo appunto può avere bisogno di tempo, cioè la situazione si creerà ma con le giuste tempistiche, senza correre. Vediamo però il femminile invece, una, due e tre. Ok, qui c'è un femminile pronto a offrire un asso con questa sequenza. Qui c'è un femminile pronto a offrire un asso, un femminile che secondo me ha scelto di rispondere a ciò che il maschile aveva mandato nei giorni scorsi. Un femminile che fa la sua mossa, fa la sua parte, offre un asso, che non è una cosa da poco, perché poi è anche un asso di coppe, ma cerca anche il femminile di essere molto giusto, molto corretto nella sua offerta, perché il 6 di denari parla sì di generosità, ma è una generosità misurata, né più né meno di ciò che è giusto, né più né meno di ciò che sento di voler fare o dare. Infatti è vero che da una parte offre l'asso, ma dall'altra parte c'è il 4 di denari che invece parla di quello che non viene dato, di ciò che teniamo piuttosto per noi, ciò che non ci sentiamo pronti a aprire, cioè non siamo pronti ad aprirci a 360 gradi. C'è sempre una parte di noi che scegliamo di mantenere chiusa, proprio perché? Perché dobbiamo usare questa bilancia. Questa è la bilancia che ci dice cosa dare e cosa non dare. E non lo facciamo, come dire, in base a delle idee, ma lo facciamo in base a quello che sentiamo, in base alle sensazioni, alle impressioni. E vediamo, prendiamo anche un'altra carta di queste per il femminile. Allora, è uscita la carta del fatto che se sappiamo che alcuni sacrifici potrebbero essere inutili, è meglio lasciar perdere, cioè se il femminile decide di imporsi un certo comportamento perché pensa che sia giusto farlo, però poi si rende conto che in fondo forse avere questo comportamento non porta a niente o non serve a niente, è inutile fare questi sacrifici, piuttosto invece è meglio ascoltarsi, è meglio fare quello che sentiamo di voler fare. Quindi ecco, passiamo però adesso al consiglio delle nostre carte e quindi prendiamo le ultime due carte. Intanto ragazzi, se volete diventare tarologi, volete imparare la tarologia psicoevolutiva e volete studiare con i miei videocorsi, sappiate che potete o iscrivervi direttamente dal sito oppure mandare un messaggino o un'email per sapere come sono in questo momento le scontistiche attive, le promozioni o la possibilità di rateizzare, ma ve l'ho anche detto nell'oracolo di ieri, quindi in realtà già lo sapete. Perciò abbiamo un 8 di spade e un 9 di bastoni. È un consiglio abbastanza interessante che ci dice: se non vediamo tutto, se non stiamo vedendo tutto per quello che è meglio rimanere fermi dove siamo, o comunque è meglio rimanere sulla nostra posizione. Solo quando potremo vedere bene tutto, solo quando avremo le idee chiare, potremo spostarci da questo 9 di bastoni. Non è ancora il momento, non siamo ancora pronti. Ci sono tante cose che non abbiamo ancora capito. Quindi rimaniamo nella nostra posizione. Questo è il consiglio di oggi. E con questo, ragazzi, io vi auguro una splendida giornata. Noi ci vediamo domani. Alla prossima. Ciao.